Buongiorno, benvenuti. C'è un sacco di cose oggi da dirvi e quindi cerchiamo di andare per ordine. La prima questione che ho da dirvi riguarda il caso Ilva, perché Conte ieri è andato dagli operai, ha annullato tutti i suoi impegni e è andato dagli operai. E sulla visita di Conte dagli operai, ovviamente oggi ho visto la Sarfatti, no, peggio della Sarfatti, cosa posso dire? Ho visto la follia totale di quel giornale. Buongiorno Marco, ciao Daniele, Marco Baronti, mitico, con cui lavoriamo insieme per Quarta Repubblica. Ho visto la follia del commento di Padellaro, che un tempo me lo ricordo come duro comunista intransigente dalla schiena dritta. Conte si presenta a Taranto e Padellaro scrive sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, che è il giornale ovviamente che supporta più di tutti Conti. Ciao Valentina. Allora, cosa scrive Padellaro? Un gesto di verità. Ma che dici? Un gesto di verità! Conte, che fino a poco tempo fa aveva fatto un tweet in cui diceva dobbiamo togliere lo scudo penale e che oggi combatte per rimettere lo scudo penale, si presenta a Taranto e quello è un gesto di verità! Quello è un gesto ipocrita! Ma vado avanti, non è solo un gesto di verità. Sentite qua, ci vuole fegato! Perché un potente senza scorte e con il colletto slacciato. Allora, ci siamo persi anche Padellaro. Toc toc, Padellaro, riprenditi! Secondo te ha preso il Frecciarossa per andare a Taranto? Ah, scusate, il Frecciarossa a Taranto non c'è perché i suoi alleati di governo vorrebbero la decrescita felice. Toc toc, secondo te a Taranto c'è andato senza scorta il presidente del Consiglio italiano? Come ci va un presidente del Consiglio, secondo te, in una città di qualsiasi parte del mondo? Col colletto slacciato? È un gesto di coraggio avere il colletto slacciato? E questo ce lo dice Padellaro! Un tempo era un giornalista. Anch'io dicono che un tempo era un giornalista. Però, insomma, a me questa cosa del pallet. Io. Se. Allora, posso dirvi una cosa? Vi prego, cari commensali di questa zuppa, Gilda, Anna 80, Angela, se dovessi diventare così nei confronti di un politico, abbattetemi! Abbattetemi! Se voglio descrivere un politico. Un gesto di verità, col colletto slacciato, senza scorta. Toc toc! Mi dovete fare un culo così, mollatemi, non voglio più nessuno che mi veda, perché è una roba pazzesca. Benissimo. Il Sole 24 Ore più seriamente oggi entra su quello che succede all'Ilva di Taranto, anche perché l'ipotesi, lo ha detto anche Messina ieri in una certa maniera, io comprendo quello che dice Messina, il presidente di Banca Intesa, il consigliere delegato di Banca Intesa, la più importante banca italiana, che peraltro ha fatto qualcosa di concreto a differenza delle minchiate dei politici, perché ha tolto mutui, ipoteche, rate, insomma ha dato una mano ai fornitori dell'Ilva e a quelli che lavorano all'Ilva. Quindi tecnicamente in un'azienda privata si è data da fare, quando noi parliamo sempre male delle banche, ma il punto fondamentale, e sbaglia, secondo me, Messina dice si può nazionalizzare. No, non si può nazionalizzare. L'abbiamo vista l'Italsider nazionalizzata, cioè pubblica, è quella dei veleni di oggi. Taranto oggi è uccisa dai veleni dell'industria pubblica, da dove si sparava, come cacchio si chiama, oh Madonna, mi sono dimenticato il nome in italiano, sto rintronandomi. Insomma, l'avete capito, è distrutta dalle raffinerie che sono state chiuse, è distrutta dall'Ilva che era gestita dall'Italsider e se ne fottevano di Tamburi e degli altri. Poi dopo ci sono arrivati i privati, hanno provato a fare qualcosa, poco, certamente non male quanto ha fatto il pubblico, questo è il punto vero. E quindi ci dice il Sole 24 Ore, 585 milioni costerebbe all'anno la cassa integrazione, il che vuol dire due sugar tax, chiaro? Due sugar tax per pagare la cassa integrazione per le cazzate che sta facendo questo governo. Sapete quanto sarebbe ridurre in tenere in vita l'Ilva, diciamo, a scarto ridotto? Sapete quanto varrebbe? 835 milioni, calcola il Sole 24 Ore, quasi un miliardo, chiaro? Ma va qual paese, dice Ali Longobardi. Bene, il governo diviso comunque su questa storia della nazionalizzazione. Perotti oggi su Repubblica ci spiega la libidine. Diciamo il liberalismo ideologico che la vorrebbe lasciar fallire. Io non voglio lasciarla fallire, io che sono un liberista, non ideologico, perché i liberisti sono pragmatici, non sono ideologici. Quindi pragmaticamente dico troviamo una soluzione. Quindi volete lo scudo penale? Certo che va lo scudo penale. Io non c'ho un cazzo di scudo penale. Questi qua hanno messo pure le manette agli evasori. Figuratevi se sono contento che si dia uno scudo penale a un miliardario indiano. Non me ne fotte nulla a me del miliardario indiano. Mi fotte la possibilità pragmatica e molto poco liberista
populista ma pragmatica, che si salvi quell'azienda, perché si deve salvare PIL del paese, industria del paese, lavoratori di questo paese, chiaro? Ed è l'unico modo per rimettere in sesto ambientalmente quella città. Se la chiudiamo è fottuta, è una nuova Bagnoli, ne urlerò finché ho voce in gola. Farina, fantastico, oggi scrive e ha ragione, da vendere. Applauso a Farina sul Libero, che dice: ridate l'Ilva ai Riva con tante scuse. Chiaro? Ha ragione Farina, bravo Farina. L'unico pezzo intelligente oggi è quello di Farina. E cioè, ridate l'Ilva ai Riva, arrestati, morti, che hanno un'azienda da 4 miliardi che fa un botto di soldi, ridatele a loro che sa come gestirla. Certamente meglio di tutti quelli che si sono avvicendati fino ad ora, che hanno distrutto il patrimonio dell'Ilva, ma questa roba qui ovviamente non si può dire. Ciao Francesco, Nadia, che siete in collegamento ora. I grillini comunque restano molto, ma molto divisi, molto, molto divisi sulla questione dello scudo penale, ma direi che non lo vogliono. Altra notizia di giornata, Salvini incontra la Segre con sua figlia, non si fa vedere, tutto tranquillo, insomma il cattivo nazista fascista, se volete faccio l'elenco, che sembro Giordano, come non Giordano, sembro come si chiama Pannella, incontra a casa sua la Segre, che è diventata un simbolo, come ho detto ieri, sfruttato dalla sinistra. Un signore di 90 anni ci sta che possa diventare un simbolo, sfruttato in questa maniera indecorosa dalla sinistra, secondo me è un obbrobrio, non ne faccio una colpa alla Segre che fa quello che fa. D'altronde, una donna che ci ha tatuata sul braccio i numeri di Auschwitz, zitti, in silenzio tutti, ma il punto non è lei, sono quelle teste di minchia che le stanno intorno. E leggere oggi Buccini sul Corriere della Sera, Corriere della Sera! Io vi dico che cosa scrive Buccini sul Corriere della Sera: solo in Italia una destra repubblicana e antifascista è un ossimoro. Solidarietà blanda alla Segre, non basta un'intervista di Salvini per rassicurare. Allora, si può dire, un giornalista sul Corriere della Sera, sul giornale borghese italiano, può scrivere che in Italia e solo in Italia una destra repubblicana e antifascista siano un ossimoro, cioè una cosa contro l'altra, è come dire caldo freddo? Secondo voi è vero che non esiste una destra repubblicana e antifascista? Solo nella cazzo di testa dei nostri giornalisti di sinistra si può pensare che la destra è sempre fascista, è la cosa che mi fa venire il sangue al cervello, perché questa cosa si lega con un filo rosso a quello che è successo a Del Debbio in un talk show l'altro giorno, cioè un fascista, vero, e c'ha poco di destra repubblicana, perché quei fascisti sono socialisti, sono l'idea iniziale di Mussolini, c'hanno poco a che fare con la destra liberale mia, ma comunque fascista contro un comunista, cioè Vauro, litigano e praticamente fanno a botte in studio, non fanno a botte perché comunque c'hanno questa specie di opzione galletto. Beh, oggi che cosa succede? Oggi il foglio di Cerasa, l'amico mio a cui gli ho mandato un messaggino, mi ha detto: ma come ti viene in mente di scrivere questo pezzo a Crippa oggi, a Maurizio Crippa, farlo scrivere, l'ha scritto Crippa, chiudiamo tutti i talk show perché questo è successo, Rete 4 è solo questa roba qua. Punto primo, a Rete 4 non è solo questa roba qua, è fatta di tante cose, punto primo. Punto secondo, rompete i coglioni a Del Debbio per quello che è successo nella sua trasmissione televisiva, fatelo pure legittimamente, poi chiedete la chiusura di tutti i talk show, tutti d'accordo, perché quel talk show, e li avete visti i talk show dell'altra parte? Ma li avete visti? Avete visto come è stata trattata dalla mia amica Berlinguer, giornalista di Rai 3, Giorgia Meloni, lunedì, martedì scorso? Io ci sono stato, l'ho visto, ero nelle retrovie, e sapete che dico? È stata talmente martoriata la Meloni che io ho chiamato l'onorevole Meloni e ho detto: onorevole Meloni, scusi se glielo dico, ma lei deve andare più spesso dalla Berlinguer, perché il succo dei talk show è non l'insulto, ma essere messi in difficoltà, è la bellezza della televisione. Non vi piace quella roba lì? Cambiate canale. Non odiate quella roba lì? Non la guardate. La Meloni vuole rifiutarsi di andare lì? Non ci vada. Ma adesso l'idea che si debbano chiudere i talk show perché lo decida Crippa sul Foglio o Di Pollina oggi sulla Repubblica è figlia della frase di Buccini. E cioè che in Italia la destra repubblicana non è mai antifascista, cioè sono tutti fascisti, questo è il concetto. E quindi non è vero che c'è stata data solidarietà alla Segre, non è vero che uno possa essere contro la commissione Segre, perché in un paese normale Buccini, Giannini, Porro, Giordano, Del Debbio e Padellaro dovrebbero essere tutti d'accordo che le nostre dirette, le nostre attività giornalistiche non siano controllate, vagliate, come possiamo dire, analizzate dai politici. Ma vi è chiaro?
Toc! È difficile capire che quello che dico io non voglio che sia messo in discussione dai politici. Ci sono i magistrati, ci sono i lettori, ci sono la democrazia, c'è Facebook che chiude tutti quanti i siti a cui secondo loro hanno un bias politico. Ci dobbiamo mettere la commissione dei politici. Poi dopo c'è il fantoccino che deciderà cosa abbiamo detto di giusto o di sbagliato. Ferrara oggi fa un bellissimo pezzo sul Foglio, a differenza di quello di Crippa, diciamo che in una giornata in cattivo commercio ha scritto una stronzata. Oggi invece Ferrara sul Foglio fa un pezzo molto incomprensibile, come sempre Ferrara dice: non cercate di usare il santino della Segre per pulirvi la coscienza del vostro filo, diciamo della vostra lotta all'antisemitismo, perché tante battaglie dovete fare per Israele. Totalmente d'accordo con lui. Oggi Travaglio, come ormai è fissato, se la prende con Renzi, insomma è la bastonata, come direbbero loro, nei confronti di Renzi, è perché oggi si acchiappa un'altra diciamo, indagata, anzi condannata in secondo grado, la Barracciu, per aver utilizzato i soldi della regione Sardegna, e continua su questo filone Renzi, cioè la Barracciu è il segno di come Renzi si prenda tutti quanti i, come si chiama, gli scappati penali. Fincantieri è una cosa stupenda e l'ho letta sul Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore oggi ci spiega che in questa manovra di bilancio sono stati cancellati 500 milioni per l'ammodernamento e l'allargamento dei cantieri navali di Genova. Allora, mentre tanto rompiamo le scatole, Conte coraggioso, la faccia di Conte, Padellaro, tutti contenti, questa manovra di merda ha tolto soldi a una delle poche aziende italiane, Fincantieri, che cerca di andare avanti nel mondo con difficoltà perché i francesi le fanno un mazzo così e non rispettano i patti. Toc toc! Quando l'Italia fa figure di merda nei confronti del resto del mondo, dicono: ma chi verrà mai a investire in Italia? Quando l'Italia va a investire in Francia, poi Macron che cosa fa? Non ci fa comprare i cantieri di Saint-Nazaire. Bene, noi non contenti di aver subito la figura di merda dei francesi e soprattutto le loro imposizioni sui cantieri di Saint-Nazaire, che cosa facciamo? Invece di aiutare Fincantieri ad allargare il polo cantieristico di Genova, chissà quanti grillini non gli piace il polo cantieristico di Genova, gli togliamo i soldi dalla finanziaria. Complimenti! Faremo tutti i navigator, tutti come Di Maio, tutti come la Lezzi, tutti come i parlamentari che si prendono quei quattro sporchi soldi che non sono manco quattro, non avendo mai fatto un cavolo nella vita. Poi dopo chi le paga le tasse sarà Babbo Natale. Certo, io nel mio libro lo spiego. Le tasse le paghiamo noi italiani. Ultima cosa, oggi ci sarebbe soltanto una cosa su cui i giornali dovrebbero parlare. Ne parla Silvio Berlusconi, ne parla straordinario Marcello Veneziani. Sapete qual è? Che 30 anni fa cade il muro di Berlino, ma in realtà nella nostra testa, nella nostra civiltà, nel nostro costume, nella nostra politica italiana, quel muro non è mai caduto. E sapete perché non è mai caduto? Perché metà di questo governo è fatto di gente che dall'altra parte del muro di Berlino prendeva ordini, prendeva rubli, prendeva istruzione, prendeva cultura. Chiaro? Questi fanno i pezzi sulla questione di Segre, dell'antisemitismo, del fascismo che non c'è, delle trasmissioni missioni di talk show che si devono chiudere, e non capiscono che la loro cultura è quella roba là, è quella roba che stava dall'altra parte del muro di Berlino, è la cultura dei comunisti, è la cultura sovietica, è la cultura per cui è meglio un liberale morto che un liberale pensante, citando una loro, diciamo, declinazione sessantottesca, che mentre i giovani di là si stavano ribellando, qua facevano i fricchettoni. Del muro di Berlino non gliene fotte assolutamente nulla a nessuno, mentre delle piccole, inutili polemiche interne su un talk show se ne occupano tutti. Oggi sono nelle Langhe a presentare dalla famiglia, sono nelle Langhe a presentare le tasse invisibili dalla famiglia Dogliani. Ci sarà in questa, a Boscareta ci sarà una bellissima manifestazione. Loro, tra l'altro, sono questi imprenditori illuminati che con i loro soldi pagano la ricerca, e ne parleremo domenica mattina. Vi direi di andare a vedere sul mio sito e soprattutto sulla mia pagina Facebook, dove siete in questo momento, tutto l'indirizzo stasera alle 19, alle 18, quindi in Piemonte, a presentare le tasse invisibili. Beh, ciao a tutti, Luciano, Irene, il Fatto Quotidiano di Trovare, il peggio di Repubblichella, Patrizia, puoi spezzare un lancio anche per aiutare i pelosi del sud, nessuno ne parla, si può difendere, grazie, ne parli così, perché pelosi? Quelli del sud sono come quelli del nord, siamo come tutti noi, nella stessa barca, ci si divide tra quelli che hanno ancora il cervello dietro il muro e quelli che il muro sono contenti che sia morto, distrutto. Tasse invisibili.
Ecco, meglio Boudon, brava Françoise, meglio Boudon. Vi do un grande abbraccio a tutti quanti e spero di vedervi questa sera, quelli che possono, nella presentazione nel Lange. Ciao!